Non sarà certamente un inferno per lui, ma anche Dante Alighieri, il sommo poeta, per solidarietà con gli studenti che dovranno studiare le sue opere mentre sono alle prese con la paura del Covid e il del rispetto delle norme anticontagio, ha indossato la mascherina al liceo classico e scientifico De Santis di Salerno, dove questa mattina, così come nelle altre scuole cittadine, hanno ripreso il via alle lezioni in presenza, secondo una rigida riorganizzazione degli spazi. La scuola, guidata da Cinzia Guida, ha utilizzato tutte le aree a disposizione per poter ospitare in presenza per almeno un mese almeno gli alunni delle prime classi in modo da dare loro la possibilità di socializzare. Sono così state attrezzate aule nell'ex atrio dell'edificio spostando l'ingresso in un'altra entrata dove gli operatori scolastici rilevano la temperatura e poi aule anche nella palestra, l'auditorium, i laboratori. Banchi monoposto e mascherine per gli studenti ai quali un cartello all'ingresso indica i percorsi da seguire. La scuola ha diversificato anche gli orari di ingresso ed uscita. Le classi successive alle prime sono state divise in gruppi che a giorni alterni seguono le lezioni a distanza ed in presenza. Preside, viene di dire buon anno scolastico, ma veramente che sia di buon auspicio perché, certamente, è un anno scolastico difficile, è iniziato con tanto lavoro per la riorganizzazione. Insomma, quali sono le sue impressioni in questo momento? Beh sì, è vero, è un anno difficile, sarà sicuramente complicato, non sappiamo a cosa andiamo incontro, non sappiamo cosa ci aspetta. Però devo dire la verità che tutto il lavoro che abbiamo fatto, eh, almeno per questo primo giorno di scuola, è sicuramente soddisfacente, è un lavoro insomma, accurato, nei minimi particolari, abbiamo seguito i protocolli di prevenzione e di sicurezza, quindi i ragazzi sono entrati in maniera scaglionata, sono arrivati tutti i ragazzi di prima delle prime, quindi sono qui con noi in presenza, saranno qui per un mese e dopo aspettiamo insomma ovviamente. La sua scuola ha scelto una formula mista, distanza in presenza con le classi anche che sono state divise in gruppi, insomma un'organizzazione capillare che consentirà agli studenti di continuare a studiare anche laddove dovessero verificarsi dei casi di contagio. Assolutamente sì, insomma il piano della didattica digitale integrata è proprio questo, insomma... Cioè, um, permettere a tutti i ragazzi anche in caso di lockdown di continuare regolarmente insomma. ma anche per fare poi tesoro di quello che è stato fatto l'anno scorso noi da marzo in poi abbiamo lavorato come tutti in, con la didattica a distanza però nello stesso tempo abbiamo fatto tesoro di questa esperienza e l'abbiamo riutilizzata quest'anno in maniera diversa c'è un messaggio in particolare che vuole inviare agli studenti e alle famiglie eh, sicuramente sì di stare tranquilli Innanzitutto, perché i loro figli sono affidati a persone competenti, a, persone, a dei professionisti, a delle persone che veramente hanno cura dei loro figli e, e ai ragazzi di, dire, di fare delle scelte giuste: ovvero il comportamento, le regole devono essere eh, rispettate. Le regole, soprattutto, quelle di usare la mascherina e il distanziamento. Sono due regole semplici, però, che devono essere assolutamente rispettate, servono per loro ma anche per gli altri.